iNav Connect è un router wireless per imbarcazioni. Una caratteristica interessante è la possibilità di potersi collegare al nostro dispositivo wireless ad ampio raggio VL510. Grazie a questo collegamento sarà infatti possibile ottenere una connessione ad internet senza problemi legati alla distanza dal segnale Wi-Fi di uno dei tanti hotspot presenti nei porti. In questo modo iNav Connect condividerà tale connessione Wi-Fi con chiunque a bordo. Così il vostro dispositivo Apple, Android o laptop avrà accesso ad internet tramite iNav Connect. Pensate che potrete avere fino a 255 utenti connessi allo stesso tempo. iNav Connect rappresenta una rivoluzione nell'ambito della navigazione, dato che il wireless è divenuto popolare a bordo solo da alcuni anni. È molto semplice da installare e perfino nelle peggiori condizioni di navigazione riesce a mantenere le sue piene funzionalità. È dotato di un'antenna da 5 decibel, tale da poter garantire le sue prestazioni anche in paratie in legno o in GRP. È progettato per funzionare con alimentazione a 12-24 volt. Funziona direttamente tramite collegamento all'alimentazione della barca e le sue performance non dipenderanno da situazioni anomale a bordo. Alla base posteriore troverete l'alimentazione a 12-24 volt, il collegamento per il VL510 in caso vogliate una connessione ad internet ad ampio raggio ed infine un terzo collegamento. Questo è per la connessione a Chartplotter Raymarine Serie E. Grazie a questo collegamento sarà possibile trasferire rotte e waypoint tramite l'applicazione Navionics installata sul proprio dispositivo Apple direttamente al Chartplotter. Dal momento che altri produttori di Chartplotter utilizzano sistemi di sincronizzazione Navionics, sarà possibile utilizzare iNav Connect con questo tipo di sistemi in maniera molto semplice. Riassumendo, iNav Connect è un router wireless progettato per imbarcazioni, quindi stagno, e funziona direttamente con l'alimentazione di bordo. Esso permette di poter condividere la connessione ad internet a bordo tramite il nostro adattatore wireless VL510 e di poter trasferire tramite wireless rotte e waypoint tra il Chartplotter Raymarine Serie E con l'applicazione Navionics installata sul proprio dispositivo portatile.